Continuiamo la nostra scuola di preghiera. Questa sera pregheremo insieme l'ufficio delle letture. Siamo al 17 di dicembre e appunto continuiamo il nostro percorso spirituale, contemplativo, meditativo. Ecco, ogni volta che cominciamo la preghiera, sempre vi dico qualche cosa per pregare bene. Mi raccomando, come al solito, di pregare come se questa fosse la prima, l'ultima, l'unica preghiera della vostra vita. Vedete, dobbiamo pregare veramente con grande impegno, perché la preghiera è un dono che la Trinità ci fa per la nostra conversione, santificazione. Quindi, vedete, è un qualche cosa di molto importante, un qualche cosa di decisivo, che noi, vedete, dobbiamo accogliere, innanzitutto dobbiamo accogliere e dobbiamo far passare la nostra vita con la forza di Dio. Dobbiamo, vedete, pregare, come ho detto, come se fosse la prima, l'ultima, l'unica volta della nostra vita, cioè sapendo che questa preghiera in certo modo ci deve ottenere la salvezza. Dobbiamo, vedete, proprio nei giorni scorsi stavamo facendo una discussione che ritengo molto importante in questi tempi, cioè sulle azioni meritorie. Vedete che noi, quando viviamo in grazia, realizziamo delle azioni che ci meritano il paradiso. Ce lo meritano proprio perché appunto le compiamo sotto l'azione dello Spirito Santo. E vedete, dobbiamo pregare aprendoci, come abbiamo detto nelle ultime volte, disponendoci, aprendoci alla contemplazione che Gesù ci vuole donare. Gesù ci vuole donare la contemplazione più alta, ci vuole donare la vita mistica più alta. Attenzione, la vita mistica più alta è un dono, innanzitutto è un dono di Dio che ci vuole fare, il Signore ci vuole portare alla perfezione, perciò ci ha detto nel Vangelo siate perfetti. Allora dobbiamo aprire il cuore a questa perfezione, dobbiamo aprire il cuore a questa contemplazione alta, mistica, che il Signore ci vuole donare, che il Signore vuole riversare in noi, perché Gesù ci attira a sé e più noi siamo attratti da Gesù, più ci lasciamo attirare da Gesù, più Gesù ci immerge nella sua vita mistica, più Gesù ci immerge nella sua vita contemplativa, cioè evidentemente a un certo livello, voglio spiegarmi bene, no? Più, ecco, noi saliamo, ecco, più ecco, a partire da un certo momento in poi più entriamo nella vita mistica, perché appunto a partire da un certo livello di unione con Cristo si passa nella cosiddetta vita mistica e il Signore ci vuole chiamare a quel livello, ci chiama a quel livello di vita, ci vuole portare a quel livello di vita, ci vuole donare la preghiera contemplativa più alta, la preghiera più trasformante, cari fratelli. Ecco, allora ringraziamo innanzitutto il Signore che ci vuole fare questo in noi, grazie Gesù che ci vuoi donare questa preghiera alta, contemplativa. Grazie Gesù che ci vuoi donare veramente di unirci nella maniera più piena a te. Grazie Santissima Trinità che ci vuoi unire nella maniera più piena a Cristo, anche nella contemplazione, oltre che nella carità. Grazie Santissima Trinità che ci vuoi donare la contemplazione mistica. Grazie Santissima Trinità che ci vuoi donare di unirci pienamente a Cristo, anche nella contemplazione, nella sua sapienza, ma è principalmente nella carità. Grazie Santissima Trinità che ci vuoi donare di seguire Cristo sulla via della croce. Dobbiamo renderci conto, ringraziare Dio per questo, cari fratelli. Il Signore vuole fare grandi cose in noi. Quindi ringraziamolo questo Signore perché Lui opera, Lui è il protagonista principale della nostra vita spirituale. Bene, allora, come al solito facciamo l'atto di dolore chiedendo perdono al Signore anche per tutte le volte che ci siamo chiusi alla sua perfezione, ci siamo chiusi a questa vita mistica, ci siamo chiusi alla via di croce che il Signore ci vuole far percorrere, ci siamo chiusi magari anche per paura a quello che il Signore voleva, ecco, che noi facessimo. Chiediamo perdono al Signore. Vedete, dobbiamo chiedere perdono al Signore veramente di cuore, in profondità. Questo perdono deve, ecco, allora chiediamo, ringraziamo lo Spirito Santo che ci vuole donare questo perdono
ci vuole donare questa disposizione di profonda avversione al peccato, di profonda penitenza, di grande pentimento, perché il Signore viva pienamente in noi, cari fratelli. Il Signore vuole fare grandi cose in noi, ma siamo noi che tante volte, ecco, proprio ci chiudiamo all'opera di Dio. E come ho detto, il Signore ci vuole donare, vedete, questo grande pentimento. Il Papa ultimamente parlava di piangere, no? Certo, lo Spirito Santo vuole donarci anche le lacrime, in alcuni casi, proprio le lacrime di grande penitenza. Spirito Santo ci vuole donare un vero pentimento profondo per i nostri peccati, perché più ci pentiamo, più ci liberiamo dai peccati, più il Signore può entrare con la sua santità. Però dobbiamo renderci conto che la santità e la carità più alta si uniscono anche con il più grande dolore per i peccati fatti, si uniscono anche con il più grande odio per i peccati. Dobbiamo renderci conto di questo. Allora facciamo l'atto di dolore, perché veramente la nostra anima si possa purificare in pienezza da ogni macchia. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Oh Dio, allora, comunione spirituale. Gesù, io credo che tu sei presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo con tutto il mio cuore, ti desidero ora in me. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni in me, Gesù, almeno spiritualmente. Come già avvenuto, ti ringrazio, ti benedico e tutto mi unisco a te. Non permettere che io sia mai separato da te. Grazie, Signore, perché vuoi entrare con potenza nella mia vita. Grazie, Signore Gesù, che vuoi unirmi in pienezza a te, nella più alta contemplazione, nella più alta carità. Grazie, Santissima Trinità, che vuoi rovesciare in me fiumi di carità, fiumi di contemplazione in Cristo, perché veramente questa preghiera sia una preghiera veramente potente, veramente forte, molto santificante. Grazie, Santissima Trinità, che in Cristo ci doni questa perfezione di carità, questa perfezione di contemplazione, questa vita, ecco, che ci vuoi donare. Grazie, Santissima Trinità, che ci vuoi donare la perfezione della vita mistica in Cristo. Noi siamo peccatori, ma tu ci vuoi donare, tu ci vuoi convertire, tu ci vuoi donare la sapienza della croce. Grazie, Santissima Trinità. Oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Adoriamo il mistero del Cristo Redentore nato da Maria Vergine. Nel suo grembo purissimo egli si è fatto uomo per divino consiglio. Maria, piena di grazia, intatta, sempre vergine, il tempio dell'Altissimo. Come sole che sorge, come sposo dal talamo, Dio viene a salvarci. O luce che risplende nella notte del mondo, vinci le nostre tenebre. O Gesù, Re di gloria, mediatore per gli uomini, dai il perdono e la pace. A te sia lode, o Cristo, al Padre e allo Spirito, ora e sempre nei secoli. Amen. Primo salmo che ci offre questa sera la liturgia è il salmo 88, però a partire dal versetto 39. Salmo 88 a partire dal versetto 39 fino al versetto 53. Diviso in due parti questo salmo, questa parte del salmo, la meditiamo prima di pregare anche vocalmente.
vi ricordo l'importanza di tenere, ecco, a fianco al breviario quando pregate, ovviamente quando questo è possibile, tenere la Sacra Scrittura, perché vedete, e lo ripeto, la liturgia è piena di testi biblici, a volte o anche spesso è bene proprio partire da questi testi nella meditazione per poi andare ad altri testi che non si trovano nella liturgia, si trovano nella Sacra Scrittura, e quindi è bene avere a vicino la Sacra Scrittura. Poi vedete, questi testi biblici ci vogliono aiutare a ad essere sapienti secondo Dio, santi secondo Dio, e santi ovviamente, ecco, sono coloro che si lasciano unire al Signore nella sua santità, ma sapienti sono quelli appunto che si lasciano unire al Signore nella sua sapienza. Abbiamo bisogno di sapienza, non di una sapienza che rimanga soltanto a livello mentale, ma di una sapienza che entri nella nostra vita. Abbiamo bisogno di sapienza, abbiamo bisogno di vivere nella sapienza. La carità è proprio questa vita nella vera sapienza. Bene.
Guarda, Signore, considera l'umiliazione del tuo popolo. Ma tu lo hai respinto e ripudiato, ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai rotto l'alleanza con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona. Hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato e divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali, hai fatto gioire tutti i suoi nemici, hai smussato il filo della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore, hai rovesciato a terra il suo trono, hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guarda, Signore, considera l'umiliazione del tuo popolo. Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino. Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira? Ricorda quanto è breve la mia vita, perché quasi un nulla è creato ogni uomo. Quale vivente non vedrà la morte? Sfuggirà al potere degli inferi. Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi, porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore in eterno. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino. Meditiamo questo testo prima di andare al successivo Salmo, che è il Salmo 89, che inizia con le parole: Signore, tu sei stato per noi un rifugio.
Come l'erba i nostri giorni passano, tu Signore sei per sempre. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione, prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio. Prima che nascessero, tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo. Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Gli annienti li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce e germoglia, la sera è falciata e dissecca. Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come soffio. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore, passano presto e noi ci dileguiamo. Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto? Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli. Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani, rafforza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come l'erba i nostri giorni passano, tu Signore sei per sempre. Meditiamo per alcuni istanti ancora questo testo che abbiamo pregato ora. Il Signore annuncia la sua parola a Giacobbe, le sue leggi e i suoi giudizi a Israele. Dal libro del profeta Isaia, dice il Signore del suo eletto, di Ciro: io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso.
Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro, ti consegnerò tesori nascosti, le ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome, per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore, non ce n'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Ti renderò spedito nell'agire, anche se tu non mi conosci. Perché sappiano dall'Oriente fino all'Occidente che non esiste, ecco, voglio ripetere quest'ultimo pezzetto, forse non si è capito bene perché ho interrotto. Io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio, ti renderò spedito nell'agire, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente fino all'Occidente che non esiste Dio fuori di me. Io sono il Signore e non c'è alcun altro. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Io il Signore compio tutto questo. Stillate i cieli dall'alto e le nubi, facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io il Signore ho creato tutto questo. Potrà forse discutere con chi lo ha plasmato un vaso fra altri vasi di argilla? Dirà forse la creta al vasaio: che fai? Oppure la tua opera non ha manichi? Chi oserà dire a un padre: che cosa generi? O a una donna: che cosa partorisci? Dice il Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasmato. Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l'uomo. Io con le mani ho disteso i cieli e do ordini a tutte le loro schiere. Io l'ho stimolato per la giustizia, spianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati senza denaro e senza regali, dice il Signore degli eserciti. Cieli stillate rugiada, le nubi piovano il giusto, la terra si apre e germogli il Salvatore. Manda Signore l'agnello, dominatore del mondo, venga dal deserto al monte di Sion. La terra si apra e germogli il Salvatore. Dalle lettere di San Leone Magno Papa. Non giova nulla affermare che il nostro Signore è figlio della Beata Vergine Maria, uomo vero e perfetto, se non lo si crede uomo di quella stirpe di cui si parla nel Vangelo. Scrive Matteo, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Segue l'ordine della discendenza umana con tutte le generazioni, fino a Giuseppe, al quale era sposata la madre del Signore. Luca invece, percorrendo a ritroso la successione delle generazioni, risale al capo stesso del genere umano per dimostrare che il primo Adamo e l'ultimo sono della stessa natura. Certo, l'onnipotenza del Figlio di Dio per istruire e giustificare gli uomini avrebbe potuto manifestarsi come già si era manifestata ai patriarchi e ai profeti sotto l'aspetto di uomo, come quando affrontò la lotta con Giacobbe o dialogò e accettò l'accoglienza di ospite o mangiò persino il cibo imbanditogli. Ma quelle immagini erano soltanto segni di quest'uomo che, come preannunziavano i mistici segni, avrebbe assunto vera natura dalla stirpe dei patriarchi che lo avevano preceduto. Nessuna figura poteva realizzare il sacramento
della nostra riconciliazione preparato da tutta l'eternità, perché lo Spirito Santo non era ancora disceso sulla Vergine, né la potenza dell'Altissimo l'aveva ancora ricoperta della sua ombra. La Sapienza non si era ancora edificata la sua casa nel seno immacolato di Maria. Il Verbo non si era ancora fatto carne, il Creatore dei tempi non era ancora nato nel tempo, unendo in sé in una sola persona la natura di Dio e la natura di servo. Colui per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose doveva egli stesso essere generato fra tutte le altre creature. Se infatti questo uomo nuovo, fatto a somiglianza della carne e del peccato, non avesse assunto il nostro uomo vecchio ed egli, che è consostanziale con il Padre, non si fosse degnato di essere consostanziale anche con la Madre, e se egli, che è il solo libero dal peccato, non avesse unito a sé la nostra natura umana, tutta quanta natura umana sarebbe rimasta prigioniera sotto il giogo del diavolo. Noi non avremmo potuto avere parte alla vittoria gloriosa di lui se la vittoria fosse stata riportata fuori della nostra natura. In seguito a questa mirabile partecipazione alla nostra natura, rifulse per noi il sacramento della rigenerazione, perché in virtù dello stesso Spirito da cui fu generato e nacque Cristo, anche noi che siamo nati dalla concupiscenza della carne nascessimo di nuovo di vita, di nascita spirituale. Per questo l'Evangelista dice dei credenti: non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ecco il germoglio di esse si innalza a salvezza dei popoli, le nazioni lo invocheranno, il suo nome sarà glorioso. Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, suo nome sarà glorioso. Preghiamo. O Dio creatore e redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, fatto uomo nel grembo di una madre sempre vergine, concedi che il tuo unico figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, ci unisca a sé in comunione di vita per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, ti ringraziamo per questa preghiera che ci hai fatto fare. Grazie, Mamma Celeste, che hai pregato per noi. Grazie, angeli e santi, che avete pregato per noi. Grazie soprattutto a te, Gesù, che hai fatto la tua potente preghiera con noi. Grazie, Signore, per le meraviglie che vuoi compiere nella nostra vita. Grazie perché ci vuoi rendere veramente contemplativi. Amen. Grazie, Signore.